tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bandali in azione alla Dacina Borghese di Fano, mettono una panchina a mollo nel canale. Circuito ciclistico Marconi, proseguono i lavori di asfaltatura del percorso. Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, celebrazioni tra oggi e domani in tutta la provincia. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domani consiglio comunale monocratico in Sala Verdi con gli alunni delle scuole superiori. Lunedì prossimo alle 18.30 su Fano TV torna l'atteso appuntamento con Babbo Natale. Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito nei titoli, ancora vandali purtroppo in azione a Fano. Vediamo. Ancora un esempio in città di come i soliti ignoti si rendano sempre protagonisti di episodi di dubbio gusto e della mancanza di rispetto del bene pubblico. Se ne sono resi conto questa mattina quanti sono passati sulla terrazza della bellissima Darsena Borghese, uno dei gioielli di Fano, recentemente rimesso a lucido dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, grazie anche al contributo di privati cittadini, con un non trascurabile sborso economico che qui, nel giardino antistante al vecchio porto, alla sua sede. E proprio nel giardino a disposizione di tutti era collocata fino a ieri sera una panchina in legno per godere di questo suggestivo angolo di città. Ma evidentemente questa piacevolezza e questa bucolica atmosfera non ha ispirato affatto gli animi di ignoti individui, poco dotati intellettualmente ma più fisicamente, che hanno sradicato dalla sua sede la panchina, hanno saltato la staccionata in legno e l'hanno messa piedanlè, praticamente dentro il canale Albani, nel tratto che sfocia nella Darsena. Buon Temponi, hanno tirato una panchina in mezzo all'acqua. Finalmente c'è qualcuno che ha voglia di fare un sorriso, ecco. Ed è una cosa molto simpatica di questi tempi. Una buttade simpatica. Certo, è un valore aggiunto. Soprattutto perché, essendo noi ottimisti, la prospettiva potrebbe essere leggera rispetto a quello che è l'ambiente. Però era meglio di no. Era meglio se stava dove sta. Sì. Insomma, è una brutta cosa. È una brutta cosa, è maleducazione e inciviltà. Sono contento, tanto voglio dire, tanto chi fa, chi sbaglia non paga mai, ecco. No? E allora andiamo avanti sempre così. Ognuno può fare un po' come... Certo, a questo punto sì, perché se nessuno paga, no? Chi commette qualcosa, un illecito o qualcos'altro, e non paga, si continua a fare, no? Così occorrerebbe, no? Un po' più... Occorrerebbe di più la presenza dello Stato, dell'amministrazione, del controllo. Secondo me sono cose scandalose. Non è incapibile. Non ci l'ha della burlata. Ma è una cosa comune di tutti. Non vedo perché debba stare lì. E non vedo soprattutto perché qualcuno non la vada a togliere. Hanno tirato la panchina in mezzo al canale. Che questa non l'avevo mai vista. Hai vista? Bellissima. Beh, chi è che per rinfrescarsi un po'. Andrebbe meglio d'estate, lui si rinfresca, sta con i piedi e bagna, lì si rinfresca. Si mette con le gambe a penzoloni. Esatto, non è pensata male. Io le parole le ho finite, ne ho viste tutte, questa l'avevo mai vista comunque. Bene, pareri diversi, opinioni diverse, resta il fatto che comunque la panchina lì non ci deve stare. Allora, adesso per chi usufruisce del circuito Marconi, buone notizie, perché per il fine settimana più o meno saranno terminati i lavori di asfaltatura di questo percorso così amato da tanti fanesi, con un manto asfaltato nuovo di trinca. Grazie ai 210.000 euro ottenuti dal CONI a fondo perduto tramite il Fondo Sport e Periferie, oggi denominato Sport e Salute, sono partiti ufficialmente lunedì scorso le operazioni di riqualificazione del circuito ciclistico Marconi a Fano.
I lavori programmati per ottobre sono slittati di un mese a causa degli impegni organizzativi e per le situazioni meteo sfavorevoli. CONI conosce bene questo impianto, è unico in Italia, soprattutto in centro Italia, permette di far ciclismo in modo sicuro a tantissimi giovani. E questo progetto infatti è nato grazie alla collaborazione della società Alma Juventus Ciclismo, che ci ha aiutato anche nel progetto. È un progetto che nasce dal basso, ma come dicevi bene guarda al futuro, perché questo è un intervento che preserva questo impianto per, noi diciamo, 20-30 anni. È un punto di riferimento anche per gli amatori, perché si chiude molto facilmente e poi ospita, naturalmente sapete tutti, il podismo, il pattinaggio. È un circuito davvero polivalente che va preservato, va messo in sicurezza ancora di più con gli accessi. Chiediamo anche un po' più di rispetto a tutti delle regole, perché ci sono delle cartellonistiche e dobbiamo essere tutti fieri e tenere a cuore questo luogo. L'impianto, definito il più bello della città e teatro continuamente di manifestazioni anche a carattere nazionale, resterà chiuso per permettere i lavori degli operai in sicurezza. Una volta terminati i lavori, l'amministrazione, insieme al CONI, provvederà all'inaugurazione di tutto il nuovo circuito riqualificato. Abbiamo risanato l'intero circuito di 2340 metri, siamo intervenuti con il risanamento delle parti ammalorate, quindi anche in profondità, e l'asfaltatura totale della superficie. Domani dovrebbero terminare la fase d'asfalto, per cui potremo anche riaprire il circuito e apriremo il circuito, dopodiché in una seconda fase richiuderemo qualche giorno per fare la segnaletica orizzontale. Dobbiamo un attimino lasciare, tra virgolette, sgrassare l'asfalto in maniera tale che poi aderisca al miglior modo possibile la vernice. Per cui io credo da sabato mattina possono rientrare e gioire di questa bellezza. Ma nella testa dell'amministrazione comunale di Fano c'è anche la volontà di rimettere in sesto la pista d'atletica Zengarini. Sì, sicuramente partirà una progettazione che riguarda due fasi. Una è il tema della pista di atletica, perché quello è un anello che va recuperato tutto, perché attualmente non può ospitare le gare di atletica. E poi c'è tutto il tema della tribuna, che è un grande tema. C'è il tema della demolizione o della sistemazione dell'attuale. È un dibattito interno che attualmente abbiamo. E è un intervento più complesso, perché si parla di superiore al milione di euro, forse fino ad arrivare a 2 milioni, una soluzione di questo tipo. Il servizio che avete appena visto è stato realizzato da Filippo Pucci. Parliamo della Virgo Fidelis, è stata celebrata oggi alle 16:30 a livello provinciale presso la Cattedrale di Pesaro la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, officiata dall'Arcivescovo di Pesaro, Monsignor Piero Coccia. La presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Tenente Colonnello Ricciardi e dei vertici provinciali di tutte le forze di polizia, delle autorità civili e militari del capoluogo, dei comandanti delle compagnie di Pesaro, Urbino e Fano, oltre ad una rappresentanza dei comandanti delle stazioni dipendenti dei militari in servizio dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dei rispettivi familiari. Nel 1949 Papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria Virgo Fidelis padrona dei Carabinieri, fissandone la ricorrenza al 21 novembre, data in cui la cristianità celebra la festa liturgica della presentazione di Maria Vergine al Tempio. E domani, 22 novembre, celebrazioni anche a livello locale. Iniziamo alle 11:30 presso la Chiesa dell'Annunziata di Urbino con la solenne funzione religiosa officiata dall'Arcivescovo Monsignor Tani assieme al Comandante della Compagnia Carabinieri di Urbino. Rimaniamo a Urbino però, perché sempre in occasione della Virgo Fidelis, domani sera alle 21 al Teatro de Sanzio, la Compagnia Teatrale del Gallo presenta questa Dolamet, compagnia dialettale che presenta questa rappresentazione e il cui incasso sarà devoluto all'associazione che assiste gli orfani militari dell'Arma. Quindi se potete andate a vederlo, perché oltre a divertirvi è un'azione benefica. E rimaniamo in questo tema, ma andiamo a Fano, perché anche a Fano domani sera alle 18 presso la cattedrale sarà celebrata la ricorrenza della Virgo Fidelis con una messa presieduta da Sua Eminenza Monsignor Armando Trasarte. Alle celebrazioni parteciperanno il signor prefetto di Pesaro Urbino e i sindaci dei comuni nella compagnia
carabinieri di Fano, in particolare quindi il sindaco di Fano e quelli delle vallate del Cesano e del Metauro, nonché altre autorità civili fanesi del circondario. E un'altra ricorrenza importante è quella di lunedì prossimo, 25 novembre, per ricordare la giornata mondiale per il contrasto alla violenza di genere sulle donne, ricorrenza celebrata ovunque, in moltissimi modi e con tante iniziative. In tutto il mondo il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne, con una serie di iniziative per sensibilizzare su un fenomeno purtroppo sempre al centro della cronaca. La città di Fano aderisce a questa ricorrenza per questo fenomeno purtroppo sempre d'attualità, come conferma anche la notizia uscita nei giorni scorsi di 5 persone denunciate a Fano e dintorni tra settembre e ottobre per maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza privata. Gli eventi organizzati dall'assessorato alle pari opportunità, dalla presidenza del Consiglio Comunale e della Conferenza delle Donne hanno il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Regionale delle Marche. Il colore del rispetto, questo è il nome del calendario di appuntamenti presentato in una conferenza stampa in comune e che si aprirà questa sera, giovedì 21 novembre, quando alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna alle 21.15 andrà in scena Filippo, un monologo scritto da Betta Cianchini e interpretato da Federica Quaglieri e che tratta di femminicidio. Lo stesso spettacolo sarà poi riproposto domani, venerdì 22 novembre, sempre in Sala Verdi, dove in programma dalle 9 alle 12 c'è Il rispetto è un diritto di sempre, consiglio monotematico al quale partecipano le studentesse e gli studenti di tutti gli istituti superiori fanesi e nel quale, come consuetudine, sarà letto l'elenco di donne vittime di femminicidio nel 2018. Saranno diversi poi relatori di giornata, tra cui il dottor Stefano Seretti, dirigente del commissariato di polizia di Fano, l'avvocato Chiara Gasparini, il dottor Giovanni Di Bari dell'associazione Cant di Montevecchio, tutte figure strettamente legate al tema della giornata e che daranno degli importanti spunti di riflessione agli studenti e anche delle informazioni utili per denunciare eventuali casi di violenza. È stato un appuntamento molto importante per restituire qualche dato e qualche indicazione di quello che è il fenomeno della violenza di genere e quelle che sono le attività e i servizi che vari soggetti istituzionali e territoriali erogano nel nostro comune e fanno un grande servizio e anche per quello che quotidianamente fanno e sempre di più e sempre meglio per le donne del nostro territorio. Sempre in tema rosa, la Vis pensa da sempre a una giornata particolarmente dedicata al mondo femminile, infatti anche quest'anno c'è la Donazione in Rosa, l'iniziativa appunto della Vis di Fano dedicata alle donne per tutto il mese di novembre. Chi dice donna dice dono, recita lo slogan dell'evento organizzato ormai da anni dall'Avis Fano per celebrare il mondo femminile nel mese di novembre. La donna, infatti, generatrice di vita, è al centro dell'iniziativa denominata Donazione in Rosa. E per l'occasione, mercoledì scorso, si è svolto un Donor Day al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce, durante il quale è stato possibile donare sangue e plasma in tutta la giornata, coccolati da medici, infermieri e volontari dell'Avis, sempre pronti ad accogliere chi compie questo gesto nobile e di grande civiltà. Il mese di novembre ormai è un appuntamento tradizionale con l'Avis e soprattutto questa dedica alle donne, al dono. Una volta chi dice donna dice danno, è stato bellissimo invece coniare questo nuovo slogan, chi dice donna dice dono, come generatrice di vita, ma anche diciamo come dono di pazienza, di attenzione, di amore e adesso anche come donatrice di sangue e di plasma soprattutto. Sono moltissime le donne che tendono alla donazione del plasma, ma la donna rimane donatrice anche in gravidanza come donazione di cordone ombelicale. Non lo dimentichiamo perché anche questo è un dono che offre una opportunità in più a chi aspetta un trapianto
di midollo, che poi alla fine sono soprattutto dei bambini, ma non solo. Quest'anno inoltre è nata un'importante collaborazione con l'ILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Siamo molto contenti di questa collaborazione con la LILT, anche perché sappiamo tutti che ottobre è il mese dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno, per cui per continuare a mandare un messaggio positivo abbiamo avuto proprio l'idea, visto che novembre è anche il mese dedicato alla donna, di offrire un servizio in più alla donna, intesa come generatrice di vita, e anche attraverso il gesto della donazione di sangue dona nuovamente vita. La donazione in rosa è un'iniziativa che va avanti da anni e quest'anno abbiamo deciso di arricchirla grazie appunto a questa collaborazione. Infatti alle donne verrà consegnato, oltre al classico buono della colazione, anche un buono dove loro potranno contattare direttamente la LILT per prendere un appuntamento per una visita senologica al seno. Per noi questo è molto importante perché, oltre a mandare chiaramente il messaggio della donazione di sangue, mandiamo anche un messaggio sulla prevenzione, perché è molto importante chiaramente prevenire piuttosto che curare, come si dice a volte, quindi continuare a mandare messaggi sempre positivi legati ovviamente al mondo della solidarietà. Il servizio era di Simona Zonghetti e quest'anno ricorre il ventennale anche di un'associazione fanese mirata a guardare oltre i confini italici. È il ventennale dell'associazione Amici Senza Frontiere. Questa associazione, che si chiama Amici Senza Frontiere di Fano, ci occupiamo nello specifico di alimentare i rapporti che esistono tra la nostra città e le realtà gemellate, ma non solo. Abbiamo deciso, per celebrare degnamente questo anniversario, di organizzare due giorni di appuntamenti. Il primo fissato per venerdì di questa settimana, a partire dalle 18:30 ci ritroveremo tutti nella sala riunioni dell'aeroporto di Fano e daremo il là ai festeggiamenti con una sorta di amarcord. Parleremo di quello che è stato fatto in questo lungo periodo e poi ci sposteremo di qualche metro nella sala del ristorante Il Barone Rosso, sempre all'interno dell'aeroporto di Fano, per la cena. Dopodiché l'appuntamento lo daremo anche per la mattinata successiva, perché dalle 10:30 saremo ospiti della sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, che ci ha dato appunto la possibilità di utilizzare questo splendido spazio, che sarà cornice di un evento più di taglio istituzionale e si parlerà un po' di quelli che sono anche i risvolti dell'attività dei gemellaggi nella nostra città, quindi quello che è l'indotto anche che si crea quando si entra in contatto con città di altri paesi. Bene, e quest'oggi c'è stata la riapertura del Brico Center dopo il profondo lavoro di rinnovo di tutti i suoi locali. Vediamo com'è andata. Non ha capito forse che Brico Center si rinnova. Dopo diversi giorni di inattività, il Brico Center di Fano riapre le porte al pubblico in una veste del tutto nuova, rivalutata ed ampliata. Due! L'operazione di restyling sulla scia degli store di Viareggio e Lucca è stata attuata per andare incontro alle esigenze dei clienti, creando ambienti accoglienti, intuitivi ed eleganti e ampliando i servizi offerti. Sul fronte dell'assortimento il focus è sulle soluzioni bagno, grazie alla possibilità di scegliere tra 500 proposte, e su quelle per il living, tra cui illuminazioni, porte e pavimenti. Il punto vendita, radicato sul territorio da 19 anni, occupa una superficie di 3.200 metri quadri ed è l'unico centro Brico nel giro di 20 chilometri. Un negozio totalmente rivisitato, dei prodotti, delle novità davvero incredibili, eccezionali, e siamo pronti ad aprire battenti. Il punto vendita di Fano si inserisce all'interno di un importante progetto. Con Fano stiamo cercando di consolidare un modello che si rinnova profondamente su tre aspetti, che sono l'offerta proposta alla clientela. C'è un lavoro di dettaglio intorno ai servizi. E il terzo punto è una rivoluzione, una riorganizzazione
dal punto di vista umano, che fa sì che tutto questo venga integrato e venga sviluppato al meglio. La riapertura del Brico è stata occasione anche di vicinanza con le autorità cittadine presenti il giorno dell'inaugurazione, a testimoniare la vicinanza che l'amministrazione comunale dedica alle imprese che investono sul territorio. Un'occasione veramente di crescita di questa comunità, perché questo negozio che si rinnova, oltre ad essere utile a tutti gli abitanti della Valle del Metauro, perlomeno è comunque un'occasione di lavoro, porta ricchezza in questo territorio. E quindi noi siamo maggiormente contenti di poter dire e di poter insomma sostenere Brico Center. Bene, apriamo una finestra sul Natale, che ormai, come si dice di consueto, è alle porte, perché debutta la nuova ruota panoramica a Pesaro. Diversi cittadini oggi erano lì sul posto in attesa di questa grande inaugurazione. Noi siamo andati con le nostre telecamere, il servizio è di Francesco Salvago, le immagini di Stefano Bargnesi. I lavori per il montaggio della ruota panoramica stanno procedendo qui a Largo Aldo Moro a Pesaro, ma i cittadini che cosa ne pensano di questa seconda attrazione della città? Noi abbiamo chiesto alcuni pareri. Piace, non è che piace, è un'attrazione come un'altra, non cambia niente per me insomma. Come cittadino, beh, io non sono d'accordo che questa sia stata messa in queste condizioni, in questo posto qui, solo quello, nient'altro. Però come dire, abbiamo il nostro bravo sindaco che ha sensibilità verso la cittadinanza. È sempre attrattiva, per quanto sia, è sempre, diciamo, come una novità per Pesaro. Chiederei alcuni pareri sulla ruota, cosa ne pensate, vi piace, non piace? Ma io stavamo proprio dicendo che no. Ma secondo me è una cosa non opportuna, insomma, non ha senso. Perché secondo lei non ha senso? Non ha senso perché andare a disturbare il traffico in questo posto qua, sotto le feste, una cosa e l'altra, non ha molto senso, ecco, questo penso io. Poi se il sindaco Ricci ha piacere farlo, lo faccia. Secondo lei, signora? Sono d'accordo, la location secondo me non è adatta. Ristringe molto la strada, il passaggio delle auto, poi sotto questo periodo siamo vicini alle vacanze di Natale, insomma. E secondo lei qual è la location più opportuna? Ma secondo me andava installata in un altro luogo, non so, Baia Flaminia. Non lo so, io non sono molto favorevole, perché trasformare la città in un Luna Park, le casette, pista del ghiaccio, torre panoramica, non sono d'accordo. Va bene per i ragazzi, per i giovani. Sì, a me piace molto, soprattutto nel periodo natalizio, credo che attiri un sacco di famiglie, è carina per i bambini, quindi molto bene. Positivo, sì, giusto. Positivo. Sempre purtroppo legata a questioni di traffico, quindi ci saranno delle lamentele sul blocco del traffico. Se fosse in centro forse bloccherebbe meno. E ancora non l'ho vista. Attualmente quella che vedi in giro è tutta un'altra roba, questa sarà la monta, è la montatura questa, ma tanto qui la devono far piccola, il posto c'è, ah, io non so neanche come. Non va bene la strada. Non va bene il posto? No, secondo me. Sarà una cosa. Secondo lei dove era meglio ubicarla? Posti giù al mare. Non dico in piazza che hanno fatto la pista di pattinaggio, ma insomma. E incontri in laggiù al mare, almeno si vedeva, no, una veduta, tutto. Bene, rimaniamo in tema natalizio, perché ora, per la gioia dei bambini di Fano TV, ci colleghiamo con la casa di Babbo Natale in Lapponia, Rovaniemi. Babbo Natale, buonasera. Buonasera, buonasera Fano TV, buonasera. Io la vedo molto indaffarato, pieno di carte sulla scrivania, ma che cosa sta facendo? Sto preparando, sto leggendo tutte le letterine che mi stanno mandando i bambini e mi devo cominciare a preparare, perché il Natale è vicino e quindi bisogna che mi do anche da fare alla svelta. Ecco, ma non è solo vicino il Natale, ma è vicino anche l'appuntamento con i bambini di Fano TV, che l'attendono lunedì sera alle 18.30 per l'appuntamento con lei, con le letterine. Lei lo sa, vero, che deve venire a Fano? Sì, lo sapevo. Ma lunedì prossimo?
Già siamo arrivati? Sì, ma me lo potevate dire prima, perché io non so se ci riesco a fare tutto. Allora metto da parte queste qui, perché poi io lunedì, quando sarò in collegamento con Fano TV, aspetto le telefonate dei bambini e invece di mandarmi le letterine me lo dicono al telefono i regali che vogliono, e poi possono fare gli auguri a tutti quelli che vogliono loro. Sì. Non mi ricordavo che era... Il tempo vola. Sì. Il tempo vola, ma tra l'altro poi non è soltanto lunedì, c'è tutta una serie di giorni che lei sarà in compagnia degli piccoli amici di Fano TV. È vero. Saremo in compagnia con i bambini per 3 volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle 18:30, quindi i bambini... Telefonate, mi raccomando, telefonate se volete parlare con Babbo Natale, e poi potete chiedere tutti i regali che volete. Va bene, allora anche noi abbiamo una lista pronta, Babbo Natale, sì, per i regali, insomma, qui ci stiamo industriando. Lei è pronto ad assorbire i nostri desideri? Sì, come no, sono sempre pronto io. Adesso prendo anche nota, mi dica. No, guardi, facciamo così, glieli spediamo anche noi, in busta chiusa, così... Va bene? Va bene, quando vedo arrivare la vostra lettera sarà la prima che apro, e poi quando partirò con la slitta la sera, la notte di Natale, verrò anche da voi a portare tutti i vostri regali. Bene, noi per intanto l'attendiamo in collegamento lunedì alle 18:30 per il primo appuntamento con Babbo Natale. Si prepari! Sì. Lunedì sarò puntualissimo e aspetto le telefonate di tutti i bambini di Fano TV. Ciao! Arrivederci, Babbo Natale! Bene, dopo questa lieta novella chiudiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia, non prima di avervi ricordato però il numero col quale potete entrare in contatto con la nostra redazione, che vedete adesso in sovrimpressione, oppure farci le vostre segnalazioni. Vi ricordo anche che dopo di noi andrà in onda una nuova puntata di Guarda chi c'è e poi uno speciale dedicato alla 18ª edizione di Ciocco Marche, che si è tenuta ad Ancona. Grazie per essere stati in nostra compagnia, l'informazione torna domani mattina alle 7 puntualmente con Occhio ai Giornali. Arrivederci e buona prosecuzione con i nostri programmi.